Guarda, De Angelis, Propaganda Live. Guarda qua. E benvenuta Matilda. Buonasera. Buonasera. Ma che bello. Però voi siete stati carini perché avete preso i tweet, quelli edulcorati, quelli simpatici, insomma. Ti mancava quelli qua, però. Tutti uguali, tra l'altro, abbiamo preso. No, in realtà... Bob, ma ti posso chiedere un sottofondo musicale? Vabbè, sì. No. E sei presentatrice, Con la bandiera rossa. No, perché la verità è che quello che ho letto io era proprio... Ma chi cazzo è Matilda De Angelis? Sì, quello l'abbiamo tolto, quello era... L'abbiamo tolto? Ok. No, perché veramente è il commento che ho letto... più spesso sotto gli articoli, sotto le foto che mi annunciavano come co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo 2021. Siete contenti? Vi piace? Approvate la scelta? Risposta: che cazzo è Matilda De Angelis? Che, voglio dire, è una domanda comprensibile, è assolutamente legittima, per carità, anche se mi verrebbe sempre un po' da dire ma chi cazzo sei te? Però vabbè, no, io lo capisco che uno non mi conosce. Ma perché quella cattiveria? Cioè, perché quell'enfasi nel sottolinearlo, no? Chi cazzo è Matilda? Cioè, voglio dire, apri una pagina nell'internet, dato che stai commentando su Instagram, quindi io deduco che tu abbia una connessione internet e la capacità di usufruirne, e digiti un bel... Chi cazzo è Matilda De Angelis? E in realtà poi scopri che ti vengono fuori tutta una serie di cose. E innanzitutto 800 articoli sulla mia faccia devastata dai brufoli, dall'acne, perché io quella volta ho avuto una bella idea di condividere la mia piccola battaglia con tutti quanti, e senza pensare al fatto che il giorno dopo ci sarebbero stati veramente 800 articoli sulla cosa. Un incubo, e i TG e i notiziari serali straordinari, Clio Makeup che ti spiega come coprirli. Vuoi sapere come coprire i brufoli di Matilda De Angelis? E la signora che mi commenta sotto le foto: beh sì, adesso tanto lo fai per moda, questa è la nuova moda. Beh sì, io modestamente Prada e Topexan, sì. Però vabbè, insomma, è stata una cosa buona, alla fine mi sono resa conto che la gente ha bisogno di verità e di onestà di questi tempi, e alla fine ti apprezza per questo, ti vuole bene per questo, perché capisce che in fondo anche tu fai un po' cagare come tutti quanti. Poi insomma vai avanti, trovi un discreto numero di articoli sul fatto che ho baciato Nicole Kidman nella serie The Undoing, Le verità non dette. Fantastico, bellissimo, straordinario, non ci credo oltremodo, non so come commentarlo, però non ho mai capito se è veramente il sensazionalismo dell'aver baciato Nicole Kidman che attrae, o quella pruderia un po' italiana del bacio fra donne che fa sempre un po' porno e quindi ci piace. Comunque, questo non l'ho capito. Però voglio dire, approfitto di questo palco per dire che nella serie, per chi non l'ha vista, io faccio anche molto altro, perché dagli articoli veramente sembra solo quello. Io non bacio Nicole Kidman e basta, bacio anche Hugh Grant. Poi insomma uno va avanti nella fantomatica ricerca e magari scopre un po' della mia storia, capisce che sono nata a Bologna, cresciuta a Bologna, nonostante tutti mi facciano i complimenti per come ho lavorato sul mio accento emiliano, su Veloce come il vento e l'Isola delle Rose, ma non li biasimo, e che voglio bene alla mia mamma, al mio papà, al mio cane, ai miei amici, che nonostante il cognome molto famoso nel Lazio, soprattutto nell'ambito cinematografico, non sono stata raccomandata da nessuno. Sfortunatamente non ci sono riuscita. E quindi, insomma, questa cosa mi diverte, anche se è un po' deprimente, più che altro perché anche basta con questo fatto che una donna giovane e affermata deve per forza essere andata a letto con qualcuno. Fateci il piacere. Però insomma poi uno va avanti e scopre che ho studiato violino, chitarra, canto, che ho cantato 5 anni con una band, che ho girato l'Europa su un furgoncino giallo, sono stata musicista di strada per tanto tempo e ho dormito ovunque, per terra, in autogrill, a casa di sconosciuti, ovunque.
e quindi so come ci si sente a non avere certezze, ad avere paura che tutto finisca da un momento all'altro, a voler vivere d'arte, a pensare ogni giorno di non farcela. E qui sono seria, in questo momento ho ancora paura per questo e ho paura anche per molti miei amici e molti miei colleghi, amiche e colleghe che insomma fanno parte del mondo dello spettacolo, ecco, questo grande mondo dello spettacolo. Poi dopo Sanremo, in realtà Sanremo è andato bene, nel senso ho ricevuto insomma molti complimenti, insomma molti commenti positivi e gli stessi commenti negativi, proprio pari uguali che ricevevo al liceo. Quindi ho confermato che sono fastidiosa, saccente, che me la tiro e che ho spesso i capelli spettinati de merda. Quindi questa cosa mi fa piacere perché mi fa capire che non sono cambiata e che sono rimasta molto fedele a me stessa. Quindi grazie per avermelo fatto notare. Poi c'è chi mi ha creduto veramente quando ho detto sul palco di aver bloccato Hugh Grant su WhatsApp. E voglio ringraziare anche queste persone perché mi hanno dato la conferma che quando voglio, se voglio, posso essere un'attrice straordinaria. E quindi vi ringrazio e spero di continuare a non riuscire a comunicare con voi che non capite l'ironia. E però di nuovo approfitto di questo palco per dire la verità. Chiaramente non ho bloccato Hugh Grant su WhatsApp perché mi ha bloccato lui. Però non posso dire perché è un po' imbarazzante. Ultimo articolo molto interessante, se scrivete sull'internet chi cazzo è bla bla bla, è un articolo che parla del mio patrimonio, 6 milioni di dollari. Dollari, ragazzi, non euro, 6 milioni di dollari. Prima della serie americana era solo 500.000, adesso ben 6 milioni di dollari, quindi wow, straordinario. Se poi quello che ha scritto l'articolo mi spiega anche come e dove sbloccarli questi 6 milioni, mi fa veramente un piacere, perché ho pensato che sarebbe una figata poter acquistare personalmente tutti i vaccini Covid per l'Italia, proprio personalmente, quindi grazie. Vorrei davvero sapere. E niente, quindi diciamo questo è quello che più o meno trovate se scrivete chi cazzo è Matilda De Angelis. Grazie. Grazie a Matilda De Angelis. Abbiamo